Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, chiacchiericcio. Non che il video struccaggio, perché mi devo struccare in diretta con voi, no? Sì. Allora, ora mi strucco e mi do una bella struccata. Questi sono gli occhi tutti distrutti, però vabbè. Questo è il mio make-up di oggi. Un po' distrutto, però vabbè, niente di che. Nulla, un po' sembra la scimmia prima, sembra le tre. Cioè, vabbè, ho gli occhi anche un po' rossati, però adesso vado a struccarmi. Ho questo prodotto qua della Douglas, vedete? Douglas. E niente. Ora mi ci strucco bene bene. Allora, aspettate un secondo. Uno, lavato. Lavate le mani, adesso vi fate a struccare. Siete pronti? Non siete pronti? Non siete pronti? Sì, siete pronti. Ora mi strucco, bella struccata. Tanto non più voglio stare truccata. Questo era il trucco di oggi, comunque. Già. Oh, ai, ai. Scusate, ho qua. E mi asciugo la faccia. Ehi. Ora già si vede che sono bella struccata, vero? A voglia. Mamma mia, quanto ho lavato qua, non vedete voi? No, qua è lavato, tutto è lavato. E vabbè, pazienza, dai. Ora metto, anzi la crema la metto dopo. Prima metto questo qua come tonico, vedete? Della Avène. Prima ho messo questo qua. Prima questo qua della Douglas, vedete? Douglas, si vedrà qualcosa, sì. E poi adesso metto questo qua della Avène Thermal.
sono tutta preparata, mi tampono tutta perché è meglio così, tamponarsi. Scusate un po', che qua mi sono fatta bella struccata, lavata e la terza ho messo un po' di tonico, poi prima di, dopo le gocce metto la crema, o la metto anche adesso, dai via, non importa, la metto anche adesso, questa è la Nivea, sto mettendo, vedete che è Nivea questa? Sì, Nivea, ecco qua, metto poco poco, poco poco. Altro che poco, ne sto mettendo la vagana, la sbagata. Questo prodotto è una bella, un altro prodotto, ma vabbè, lasciamo stare, è meglio. Perché io ho la pelle troppo secca, quando la pelle è troppo secca mi fa questa cosa, che se ne metto troppa, se ne metto poca, non riesco più a... cioè non mi idrata abbastanza. Quindi ecco perché metto così tanto. Ok. Questa parte metto di più. Ecco, ok. Vedete quanto l'ho messo? Sì, lo so qua, vedete che c'ho il... il nero, la macchiolina di, come si chiama, delle gocce, ma raga, sapete come, vabbè, non commento, come sono io. E niente. Ora mi metto gli occhiali, che ho tutti i peli zozzi, ovviamente. Ok, aspettate un secondo. Vabbè, come sono solo, non importa, basta che mi facciano vedere. Cioè. E nulla. Adesso mi lavate i denti, ho usato questo spazzino, sì, spazzino, diciamo, questo Colgate qui. Colgate della Total White, così Active Fresh. Vabbè, questo qua comunque. Per lavarmi i denti, ormai ho già fatto il passaggio perché... avevo già mangiato tutto, ho mangiato una bella pizza stanotte, stasera. E più siamo abbinati al Colgate, ho utilizzato questo del Listerine. Ed è troppo buono, fa un letto che non vi dico. Tutta, scusate, è brutta dire tutta la pizza che ho in bocca. Non si può sentire, ma è la verità, ragazze. Questa è vita reale, se non volete sopportarla andate avanti. Però è la verità. Poi cos'altro dirvi? Nulla, come rosetto a volte uso o un lip gloss della Make Up Revolution oppure questo della Yves Rocher, questo qua che l'ho usato ieri della Yves Rocher, ieri cos'era? Ieri dovevo andare in palestra? No, ieri era martedì, non mi ricordo, comunque il lunedì l'ho utilizzato per truccarmici ed è questo qua della Yves Rocher, vedete? Cioè, ecco qua, il brochet, ecco qua, questo è un matte 156, vedete, 156 matte, un profumo ragazze, che mi ricorda quando c'era mia madre quando ero ragazzina, capito? E niente ragazze, si sono fatti tardi, ma continuiamo dopo il video, o domani o dopodomani, perché ragazze, già non so quanto lo farò lungo, ma preparatevi un lungo video, perché mi piace fare video lunghi, però vabbè, nulla. Nel frattempo io intanto dovrò anche lavare i pennelli in questi giorni, ancora non l'ho fatto, e nulla, tempo non sto morendo di pancia, comunque non molto, ma devo fare ancora tanta palestra prima di arrivare all'estate con una pancia bella, non dico piatta o piattissima, però quasi.
E niente, comunque con la lavamani sto utilizzando questo della Vidal che è il talco liquido, sì, questo qua, vedete? Talco liquido, eccolo qua, e niente. E mi sembra che sia QWERTY free a quanto riguarda il coniglietto che c'è qua. Ed è stra buono, proprio, mi piace, è una profumazione molto buona, non è male per niente, anzi. E niente, poi c'è un altro qua che mi sa che non ha gettato, ah no. Invece ancora qui, no, invece ancora qua. Allora, burro di karité e olio di mandorla, ed è questo, mi sta piacendo veramente tanto. L'ho quasi finito, ma ce n'è un altro in doccia. Sì, c'è un altro in doccia, una promozione, ragazza, che ve lo dico, a fare buonissimo, mi piace davvero tanto, molto buono. Sì, ragazze, così. Quindi, che dire, io adesso mi vado a portare altri video vostri o non lo so che cosa, e poi ci vediamo per la notte, se ci riesco a riportarmi davvero per la notte, e ci vediamo domani a colazione, oppure domani dopo pranzo, vediamo, non lo so neanche io che ho in mente di fare il video, però vabbè, niente, io adesso vi saluto. Mettete un like di supporto, se non vedete all'inizio lo dico adesso, un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella se vi iscrivete a questo canale. Grazie, grazie, grazie. Se mi fate crescere spolliciando tutto andare. A dopo. Da buonanotte, non lo so, vediamo. Allora, eccomi qui dunque. Sono rientrata in bagno perché è l'unica luce dove mi posso permettere di fare video. Sì, non mi interessa di fare la luce, però è importante che si senta bene l'audio e tutto. E quindi niente, ragazze. Allora, cosa voglio chiacchierare di oggi? Voglio chiacchierarvi nell'ultimo clip, anzi nella prima clip che ho fatto prima. Che se sentite voci sottofondo e la televisione, spero che non si senta, se non fosse così. Grazie di cuore, grazie tanto così di cuore, se non si sente. Comunque, nulla, oggi siamo andati alla spesa, non ho fatto che sia video spesa, perché non ho voluto fare di video spesa, e quindi alla fine, che dire, non ho voluto fare nessun video spesa, non ho fatto, ho fatto la spesa, ho comprato poche cose, ma buone, ho comprato cereali, latte e altre cose che non mi ricordo. Sono andata da un signore per quanto riguarda il mio telefono, quello che avevo da prima di avere l'iPhone 15, però non c'era perché non mi ricordo dove fosse, ma ha detto davvero ma non mi ricordo, e anche se mi ricordassi sono cose private, quindi non mi va di dirle. E, cosa ho fatto? Ho chiesto dove fosse, ho detto dov'era. È che però non c'è domani mattina, ma c'è di pomeriggio. Se domani di pomeriggio c'è, via vado, altrimenti nulla, nada da fare. Però nulla, ragazze, io volevo solamente dirvi che stanotte è stata un po' una cosa allucinante. Stasera non mi sono sentita per niente bene prima di fare il video, e quindi è tutto un melodramma. Tutte le volte che voglio stare bene, sto sempre male, e vabbè, dettagli. Comunque ero andata per recuperare il mio telefono e non è stato possibile, quindi ho fatto così, sono andata prima a guardare se c'era questo signore del telefono, però un'azienda che aggiusta telefoni, un'assistenza ufficio che giusto telefoni, ma non c'era, perché di mattina ho capito che apre poco o nulla, se non che di sera, di pomeriggio, tardi, e quindi nulla, ho detto perché non andare direttamente, pomeriggio, se c'è di pomeriggio bene, se no pace, non succede nulla, però il telefono lo voglio indietro, scusa, che c'entra, lo devi avere tu, lo voglio io e basta, casomai lo faccio aggiustare da un'altra parte, se tu proprio non me lo aggiusti, o magari me lo aggiusto, ma vediamo quanto si prende per aggiustare un telefono, vediamo, è vero, faccio prima avere questo tuo mano, ma ne voglio uno ancora più comodo, dove posso mettere pause, eccetera, eccetera,
Quindi non lo so, ragazze. Adesso si vediamo per fare quanto costa la scheda madre, cioè il processore del telefono. E niente, che dirvi? Cosa dirvi? Ah, grazie di cuore che sono arrivata quasi alla sfera di 981 iscritti, grazie. Grazie mille di cuore, continuate a farmi salire perché ci tengo tanto ad arrivare ai 1000 iscritti, non tanto per chissà quale cosa. Non mi interessa di guadagnare, anche se guadagnassi cosa volete guadagni, miliardi, ma anche no, ma figuriamoci. Però qualche euro in più non fa male, però a me non mi interessa nei soldi, mi interessa divertirmi, ragazzi. Già, tutto lì, il resto, come diceva il povero Franco Califano, il resto è noia. Cioè, ragazze, così. Quindi non lo so, ragazze, fatemi capire, fatemi sapere voi se vi può interessare altri video così di questo genere, mentre mi strucco la sera, o mentre faccio la skincare, o quando mi trucco faccio videoblog in giro per il mio paese. Fatemi sapere se vi interessa con un giro nel mio paese, anche solo riprendendomi e facendovi vedere dove vado io in giro per Palau, anche descrivendovi dove vado, perché non posso riprendere dall'altra parte. Se riprendo dall'altra parte sembra che sto riprendendo gli altri, e lì è privacy, Palau sono un po' strani, la gente non amano essere immortalati, quindi alla fine ho detto no, mi riprendo io, poi se mi dicono ma stai riprendendo a me, tranquilla, sei tranquilla, mi sto auto riprendendo io, auto immortalando io, però descrivo un po' la mia giornata e dopo mi sto dirigendo per farmi una bella passeggiatina, almeno così dico io, per scrancirmi un po' le gambe, anche se non è così, ma per fare commissioni o altre cose varie, ma almeno mi posso registrare qui dove vado, dove non vado, queste cose qui. Non voglio riprendere gli altri perché un minimo di privacy ci vuole agli altri. Se uno non vuole essere ripreso o non le interessa essere ripreso, perché lo deve riprendere? È vero, posso stare attenta, ma preferisco riprendermi io e non gli altri, perché se faccio così col telefono, tipo per esempio se faccio così con all'altezza del mio come si dice, delle mie spalle, non fa. Preferisco riprendere dal basso, ma almeno vi descrivo dove sto andando, anche se sarà difficile, però ci posso provare se funziona, non lo so. Invece per quanto riguarda l'outfit mio, tra ieri e oggi mi sono vestita questa maglia, sempre quella per la tuta per andare in palestra. Scusate un po' il casino che c'è in bagno, però vi faccio vedere come sono vestita. Vedete, sono così, vabbè, a parte i pantofole, però sono con questo pantalone, così, vedete, così, questo pantalone che con questi lacci tipo a scarpa, però a me piacciono. L'ho presa al mercatino, mi pare 35, non mi ricordo. Comunque, un giù di lì. Ritorno alla base, ragazzi. Aspettate. Ok. E niente, ragazzi, era solo per dirvi che anche se sono pantofole, sono ancora vestita, grazie a Dio. Dico così perché tante volte quando sono a letto o dormo solamente con tutta una parte del pigiama, oppure dormo così come capita. Vedete come sarebbe a dire così come capita. Cioè, o dormo con la maglia intima, oppure con questa maglia che c'ho qua, vedete? Questa non è intima, questa è per uscire, ma volendo posso dormire magliette e mutande, se volete voi. Non è un delitto dormire magliette e mutande, no? Quindi dite voi, non fa nulla, tanto siete nel vostro letto, che c'è da fare nulla, non c'è mica di nulla di male, io non sto meno di male. Migliaia di persone dormono in magliette e mutande, o addirittura in canotta. Cioè, quindi nulla, ragazze,
Scusate se abbasso la voce, ma la mia nonna sta mezza addormentata sul divano, distesa, perché è stanchissima stavolta mia nonna. E quindi per quello che devo parlare piano. E per cosa devo dirvi? Oltre a aver fatto la spesa, una volta una passeggiata, anche lì non ho voluto fare video, perché io poi li farò. Non prometto nulla, ma provo a fare video. E voglio anche fare un video sulla mia sistemazione dell'armadio, non prometto anche lì nulla perché non so quando lo faccio e ci voglio l'organizzazione, soprattutto quando arrivo in poterlo fare. E poi dico non ci vuole nulla a farlo, però è sempre tempo e organizzazione ci vuole, non è che lo fa così, mi sveglio e lo faccio, no. Ci vuole sempre organizzazione, ma io qua sono ancora nera, yes, vabbè, pazienza. Io vedo ancora nera. Beh. Come sono sola, ragazzi. Cioè. E nulla. Ah, non mi ha chiesto in tutto il video. Come state, ragazze? Spero bene. Io stazionaria, a parte ogni tanto qualche piccolo di momento di delirio che mi viene a me. Perché sapete, la mia patologia, io non sono al massimo. Ho delle patologie che non mi permettono di essere tanta, tra virgolette, tanta granché, quindi ogni tanto vado in delirio e faccio o dico cose che non sono belle da sentire. Voi direte perché sei brava? Insomma, chi va dal dottore, tipo dal psichiatra o dal psicologo non è il massimo, cioè non è una vergogna. Ma non è neanche bello che ti comporti di M con i tuoi familiari, con i tuoi amici, tipo parlo di me, io a volte mi comporto di M, quindi non è bello, mi comporto male, per dirci la verità, non ti parlacce, mi comporto male, quindi ecco la conseguenza, ho bisogno di essere curata, perché mi sto curando a medicine, psicofarmaci, perché è vera la verità. Ogni tanto faccio anche due o tre volte faccio uno spirito dal psichiatra, perché adesso come psicologa dovrei affrontarne una, ma non so quando andrò. Mia zia mi sta anche prendendo l'appuntamento, quindi non ne ho idea. Già, è così, quindi non saprei proprio cosa, come fare, come incominciare qua. E poi in questi giorni c'ho il cioè devo andare a ballare in una palestra e non so quando andrò, se giovedì o martedì, non lo so. E poi in un altro giorno, spero non si sente proprio da TV perché è un po' fastidioso per me. Spero che non lo sentiate voi, se non è così fatemi un segnale, una cosa, un cuoricino, un qualcosa, ok? E niente. Bye bye, a dopo. Dai, perché adesso metto le luci tra poco. Allora, adesso devo mettere le luci, quindi non lo so. Poi ti metterai in bagno lì, quindi non so quanto mi convenga. Registro in bagno, a dopo, dai, a dopo. Allora, rieccomi. Dunque, vi stavo spiegando che sempre se non si sente il volume della tele, perché anche qui la televisione è oltre ogni limite, ma vabbè, lei non ci sente, quindi potete capire bene che lei non ci sente quasi, non è che non ci sente per niente, però ha 81 anni, è del 42 mia nonna, quindi capite bene che sente quello che sente, quindi bisogna ripetere più volte, ma non importa, io lo ripeto più volte quando non sento una cosa, non per dirle che non, come si dice, che è troppo sordo, cose varie, si ripete e basta, anche se uno perde la pazienza fin troppo tante volte, però è la verità, io devo ripetere le cose e non dico che mi dà fastidio, anzi mi fa piacere ripetergliele perché anche io sono un po' mezza sorda alle volte, quindi mi tocca anche a me ripetermi le cose, non perché sono solo sorda, ma perché ho troppi, come si può dire, farfalle per la testa, no, non che farfalle, troppi grilli per la testa, sì, sono una che ne ha grilli per la testa, non preoccupate, che non siamo tutti normali a volte in questa famiglia, ce n'è una per tutti, già, e se non fossimo così,
Forse sarebbe stato meglio, però vabbè, ognuno ha le sue, come si dice. Come dice il Fedez, ognuno ha le sue. E vabbè, cosa ci possiamo fare? Niente. Quindi non lo so, ragazze, fatemi sapere nei commenti. Sì, sono seduta con la schiena, con la, come si può dire, con la schiena della sedia alle spalle e sto dando il petto alla schiena della sedia. E vabbè, sono seduta un po' scomoda, aspettate un attimo che mi raddrizzo, questo lo metto di qui e mi metto meglio, aspettate un secondo. Allora, un attimo solo, poi mi metto meglio, se no sto scomoda anch'io. E niente, praticamente è così che era, ragazze. Purtroppo non ci posso fare nulla per quanto riguarda tutte le cose che devo fare io. Non è facile, ragazze. Ma perché mi vedo tutta... Ah, ok. Mi devo sfocata, non so perché, boh, vabbè. Comunque, a parte questo, mi vedo un po' un mostriciattolo. Già sono un mostriciattolo, ma non capisco perché questa cosa qua, maledetta, ce l'ho. Vabbè, niente. Ho bei capelli, però la faccia non mi piace per niente, la mia faccia. Voi direte, questa è la faccia che hai. Non vorrei pretendere di farti un intervento alla tua faccia, lasciala com'è. Sei bella come sei, è vero. Sono bella come sono, ma io non mi sento bella per niente. Mi sento una... Vabbè, non voglio dire né parolacce né bestemmie, perché non si possono dire, perché non le voglio dire. Io non mi piace dire bestemmie. Ciurinciurello a voi, ma soprattutto alla sua, al Dio buono. Quindi no, né parolacce né nulla, però è la verità. Non mi piaccio, cioè mi piace fino a un certo punto, ma a volte ho dei cali di umore che mi dicono che ma tu cosa sei, ma che ti credi di essere, o quanto sei brutta, mi dico. È sbagliato, dovrei avere un po' di autoironia, dirmelo sì, in modo scherzoso, ma senza andare troppo oltre l'essere cattiva e troppo, insomma. Come posso spiegarmi? Cercando di essere troppo... Sì, cercando di essere un po' più autoironica, senza mai troppo essere seria su di me, ma senza troppo essere, come dire, prendermi più in giro, ma senza troppe pretese di essere bella a tutti i costi. Cioè, bella, bella sì, ma non, credimi, questa gran bellezza, perché non mi sento tutta questa gran bellezza, mi sento bella, ma una media bellezza, perché è quella che mi sento, la verità. Sì, quando ero ragazzina, tutte le ragazzine ci sentiamo delle farfalle bellissime, perché devo dire la verità, questa opinione ho di me, che quando ero ragazzina mi sentivo, lasciamo perdere cosa, ma... Sì, mi sentivo bella, vabbè, non commento come mi sentivo, vabbè lo dico, attraente, attraente di che? Ma attraente dove? Come, quando, cosa? Adesso me ne accorgo che non sono così tutta questa gran bellezza che faccio veramente, vabbè, vomitare a me stessa, però anche se mi faccio vomitare mi sto auto-ironizzando, così lo faccio... Malvolentieri, ma la verità, ragazze, è così. Ciao. È così, ragazze. Si può dire di tutto e di più, però sono fatta così. Io mi auto-ironizzo, poi mi butto giù da sola tante volte. E non è facile tante volte. Sentirsi, cioè dirsi sei brutta, sei qua, sei là, autoumiliarsi. A volte me lo dicono altre persone che sei brutta, sei qua, sei là, soprattutto quando mi comporto male, c'è anche da aggiungere questo, quando mi comporto male mi dicono ma quanto sei qua, ma quanto sei là, ma quanto, insomma, di cotte di crude, ma questo per
spronarmi, come si suol dire, per spronarmi a comportarmi non solo bene, ma a tenermi di più alla mia persona, essere più bella di quella che io non sono. Nel senso, se io mi sento bella, a tenermi bella nella mia persona, eccetera, bella di tutto, esteriore e interiormente, tutto quanto. Questo voglio dire. Io che per me non è facile, ma intanto ci provo a essere quella che voglio essere, cioè a farmi un po' di forza interiore e soprattutto esteriore, cosa che non è facile, ma poi lasciamo perdere tutto l'altro discorso. Cioè, ma io mi metto questa matita nera che non so se ho tolto bene o male, perché se ragazzi, parliamoci chiaro. Stanotte non ho avuto tanta voglia di struccarmi, ma bugia, non si dovrebbe neanche fare uno struccaggio così alla me ne frego, però l'ho voluto fare, buona lì. Comunque, un po' di matita ne è uscita, ma non più di tanto, vedete? Aspetta, mi tolgo gli occhiali, vedete di qua? Sì, a parte questi ciuffi che non mi piacciono, ma me li tengo, è a caro, vedete? Di qui ho un po' di matita nera nell'occhio. La dovrei levare, ma non ci penso neanche perché sono stanca morta, ma mi andava lo stesso di fare questo video con voi. Ok, e niente. Fatemi sapere con un cuoricino dell'audio, no, cuoricino, ce l'abbiamo questi cuoricini, con un'icona dell'audio, se si sente bene l'audio o se veramente fa pietà ai cani. Fatemi sapere, vabbè, lasciamo perdere gli animali che non c'entrano niente, poverini loro. Fatemi sapere con l'audio, tipo l'audio dell'icona della cassa, quello che è, se si sente bene l'audio del mio video, di tutti i video che man mano che andrò a esportare nel montaggio, se si sente bene o si sente male. E tutto questo, ragazze, per dirvi che mi piace fare video a me, questo genere, non lo faccio per guadagnare, perché lo ammetto, una volta mi interessava quando ero più all'inizio di YouTube, adesso diventando 35 anni, quasi 36, un po' mi piacerebbe guadagnare, ma non a livello di chissà chi, me ne può fregare di meno. Io non vivo solo di YouTube, ma vivo anche di altre ben altre cose, dai, diciamocela tutta. Non esiste solo YouTube per me, esiste anche tutt'altra cosa. Sì, mi mancate a volte quando non faccio video, quando voglio vedere i vostri video, ma ho capito che YouTube non è la vita, YouTube è altro, cioè la vita è altro, non è solo YouTube, e quindi che cavolo sto dicendo che voglio solo YouTube? No, voglio anche altro. Sì, potete dirmi tu sei drogata di YouTube, avete ragione, ma in realtà mi piace fare anche altre cose che vorrei portare sul canale, ma chissà quando le porterò, vediamo, non lo so, si vedrà. Casomai le porterò tipo il disegno o altre cose che voglio fare, vediamo cosa voglio portare di canale, sì, di contenuto. Ok, tutto qua. Bene. E nulla, domani sarò di nuovo in palestra, oggi cos'è? Mercoledì, sì, domani giovedì sono di nuovo in palestra. Sempre qui nelle zone di Palau, ma però più giù, cioè scusate, più su. Scendo e devo andare più su, scendo dalle scale di casa mia, vado più su di Palau, più su non sarebbe al Capodosso di Palau, sarebbe scendendo in una zona di campagna di Palau e da lì si va in palestra. È inutile che vi dico dove vado, chi mi segue di Palau lo saprà che dove è la palestra che vado io, ma non l'ho mai detto dove, perché è inutile che ve lo dico, comunque vabbè, chi vuole sapere lo sa, chi no. Va bene così. Volevo dire ciao ciao, no, perché non posso dire tutto, ragazze, qua è internet, ragazze. È meglio non sapere dove vado, perché chi vuole sapere me lo chiede dal vivo. Chi no, bye bye. È così. E niente. Un giorno vi mostrerò tutte le mie scarpe. Oltre a farvi vedere tutte le mie borse, tutte quelle che ho. E niente. Quindi, che dire?
Cosa devo dirvi? Oggi mi sono truccata con ben poca roba. Mi ho preso un po' di questa palette, se la trovo. Dove l'ho messa la palette? Come la trovo? Questa palette qui. Sempre presa, che non so se l'ho presa veramente su, se me l'hanno presa, anzi, se Rita Cosmetica l'ha presa su Pink Panda. Non ne ho la più pallida idea. Questa qua, questa della, non so che marca sia, della Love More, boh. Non so che cosa sia, vabbè, comunque questa, che ha questi splendidi colori che utilizzo e stracontinuo a utilizzare. Questi. Questi qua, vedete? Questi. Sì. Poi come luce delle labbra vado all'incontrario, vado aggrandomi, ragazzi, sappiatelo. Questo qua della Makeup Revolution, questo. Lip gloss, poi ho messo, anziché il fondotinta, stavolta ho messo il, aspettate un attimo, ho messo il correttore, sì, il fondotinta no, il correttore della L'Oreal Infallible 300, 327 cashmere, questo qua che è una favola, copre tutto quanto e vabbè, copre veramente molto. Poi non ho messo cipria perché già mi sa che la pelle di mio. La metto solo in rari casi estremi. Quindi terra e un po' di blush che mi si è tutto spappolato. E vabbè, della Maxi Blush Rimmel che mi ci sto trovando di un bene che non vi dico. Ah, questa mi sta piacendo tantissimo, è topissima. Questa è terra della Essence, colorazione natural. Questa l'ho vista da chi? Se l'ha comprata anche Gemma C'è, si chiama, sia su TikTok seguitela che qua su YouTube, si chiama Gemma C'è e seguitela perché fa veramente video anche lei, bellissimi perché mi piacciono anche a me, è troppo simpatica, fa delle battute troppo micidiali, un bacio a te di corazon, cara Gemma C'è, simpaticissima. Una nostra amica di YouTube, di anche nostra, perché dico che c'è anche Anna Maria, un'altra Anna Maria che non mi ricordo il cognome, però non mi ricordo realmente come ti chiami, però Anna Maria del canale, Anna Maria non mi ricordo, il mio relax, ecco, il canale è quello, il mio relax, Anna Maria il mio relax, sia da già, ma c'è, ho visto questa cipria, anzi lei l'ha vista da me per prima e l'ha voluta comprare, non terra, ma non cipria, ma terra. Questa qui, colorazione prima naturale. E poi l'ho vista anche da Giulia Makeup ed è, come dice lei, top. È davvero top. Mentre come illuminante non ho messo niente, ma ho messo in confronto un bel mascara, sempre se lo trovo. Aspettate un secondo. Allora, come mascara ho messo questa della Rimmel Super Volume Forte della Rimmel. Vedete questo Rimmel? Questo mascara è molto bello. Mi si sta quasi seccando, ma finché non ce n'è più, che lo continuo a utilizzare, voglio terminarlo. Vedete? Questo è lo scovolino, scovolinetto. Bello, 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 fa delle ciglia fantastiche. Perché me le incolla un po' queste ciglia? Sarà che io non lo uso bene il mascara, ma non sono una truccatrice, una makeup artist, e neanche mi interessa esserlo. Però se capita un giorno che mi vogliono far fare il corso di trucco, non ci sfruttano il piatto dove mangio, logicamente, ma anzi, dico un bel sì, gigante quanto una casa e corro di corsa a gambe levate, anzi a gambe levate, alta come un razzo, anzi come un lampo, come so, si dice, comunque, siamo capiti, non dico di no, anzi colgo la prima occasione al volo per dire di sì, e sì, io voglio fare un bel corso di truccatrice di corsa, vabbè, si vedrà ragazze, mai, mai dire mai, si vedrà nella vita, mai dire mai, non ne ho idea, ma ci voglio provare, insomma. E niente, quindi che dire, a parte questo ho utilizzato questo pennello qua,
Oddio mio, metà flash. Scusate, mi parlo tutto un fiato perché sono abituata così dal 2013 del 24 dicembre. Pensate quanti anni ci sono? Forse 6 anni? Penso di sì, dal 24 dicembre 2013 al 2020 del 27 di marzo. Sì, di più ci sono anzi adesso, ma vabbè. Questo è usato per il blush e la terra. Stop. Buonissimo, della Pink Panda, vedete? Pink Panda, già, e niente. Questo ogni tanto lo utilizzo invece per l'illuminante ed è strafico. Che faccio così? Non che sto dicendo che è buono, vabbè, sì, è buono, ma per l'illuminante, per metterlo qua, tutto qua, e qua l'arco di Cupido sul naso. E altro basta, lo metto, in altri tempi si metteva anche qua, mi ricordo che si metteva illuminante qua sul mento, ma è brutto da vedere, non so io, ma non so voi, ma a me non fa impazzire qua sopra illuminante. Ah, anche no, grazie. Vabbè, sembra effetto sudato, non è bellissimo da vedere. Forse qui al centro qui della, come si chiama, della buonanotte, della sotto del sopracciglio, nell'arcata sopraccigliare sotto, però vabbè, niente, ognuno è libero di truccarsi come vuole, ovviamente. Già, comunque, queste qua sono le mie tre pochette. Ah, il fondotinta l'ho usato avanti ieri, questo della Essence, ed è fenomenale, mi ci sto trovando benissimo. Comunque, qui ho tre pochette, vedete? Aspettate che ve le prendo, 1, 2 e 3, vedete? No, non si vedono, se non ve le faccio vedere bene. Tre pochettine. Tre pochette che mi ci sto trovando non bene, di più, ultra bene. E niente, e questo è. Quindi niente, ragazzi, questo era tutto. Ci vediamo domani o dopodomani, non lo so quando. Però io vi do ciao, buonanotte, perché sto già diventando bello lungo il video. Quindi ci vediamo in tante parti di video, ma voglio dire, non è che lo faccio tutto in unico, perché sennò non riesco più a editarlo, come mi è successo un bel giorno, che non riuscivo più a editarlo, infatti, aiuto, non riuscivo veramente più a tagliare i pezzi perché era troppo lungo il video, quindi vabbè, roba da matti, guardate. E niente, parte insomma a taglio, ma il video deve rimanere buono, che non si deve troppo esagerare con la durata di video, ma questo è tutto un altro discorso a parte. Questo ne parleremo un altro momento. Anche che io non sono tanto esperta di video, però vabbè. E niente, un bacio, un bel like di supporto, perché non ho intenzione di fare altri video per stanotte. E, che dire, vi do la buonanotte. Ciao, scusate se mi tiro di là, ma non lo so, mi inquieta qualcosa, non me lo commenta. Ciao, like di supporto, aiutatemi, mi raccomando, a crescere, come vi dico in tante clip di questi video che faccio. Attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale, e seguitemi su tutti gli altri social che troverete qua sotto quando cliccate su informazioni del mio canale, sulle informazioni del mio canale YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, quello che cavolo c'è scritto lì, perché non mi ricordo, una mazza, perché sono troppo stanca oggi, ma vabbè, fa parte anche quello della vita quando uno è troppo stanco, ma fregnaccia a parte, va bene così. Un bacio, ciao, like, ma veramente tanti like, e ciao, buonanotte a tutte e a domani se riesco a fare altri video. Non ne ho ideuzza, ma va bene lo stesso. Ciao. Ciao. Zombie apocalypse.